Amici di YouTube, vi ho ritrovato in un nostro video. Oggi vediamo i difetti di iPhone 7 in relazione a prezzo e caratteristiche tecniche. Finalmente anche la nuova serie di iPhone è impermeabile grazie alla certificazione IP67 che resiste fino a un metro d'acqua per non oltre 30 minuti. Il problema è che proprio Apple non applica la garanzia in caso di infiltrazioni d'acqua dentro al nostro telefono. Il Galaxy S5, esattamente circa 3 anni fa, presentava uno stesso tipo di telefono, comunque un top di gamma, con questa stessa identica certificazione. Ciò significa che dopo 3 anni Apple arriva anche lei un po' tardino. Prendendo ad esempio dalla concorrenza, il Galaxy S7 costa relativamente meno ed ha una certificazione IP68 che permette immersioni fino a 1,5 metri d'acqua e ovviamente anche alla polvere. L'impermeabilità non è per se stessa una cosa negativa, anzi tutto di guadagnato, ma in un telefono che viene venduto a partire da 799 euro sicuramente si poteva fare qualcosa di più, almeno pareggiare con la concorrenza. Il telefono costa sicuramente tanto e in realtà le novità non sono poi così tante. Un'agenzia americana ha stimato che il costo totale di produzione più assemblaggio di questo iPhone 7 sarebbe intorno ai $200, senza contare che non c'è più il tasto home fisico, ma è un motorino con la vibrazione e l'assenza del jack per le cuffie. In realtà non è questo che fa storcere il naso sul prezzo di iPhone, ma è il prezzo venduto negli Stati Uniti, che è di $649 per la versione base, esattamente 32 GB, nero opaco, come ho io in mano. Negli Stati Uniti viene venduta a $649, che al cambio di oggi sarebbero circa 577 euro, non contando che in Italia viene venduto alla bellezza di 799 euro, quindi in Italia ci costerà circa 220 euro di più che comprarlo negli Stati Uniti, perché boh. Il tasto home virtuale, quindi non più fisico, ha un motorino chiamato Taptic Engine che funziona molto bene, ma ha due principali problemi. Il primo è che se usato con i guanti, quando siete al lavoro o semplicemente quando avrete freddo quest'inverno, il telefono non si accenderà. Il secondo problema è che quando il telefono è spento non avrete più la possibilità di premere il tasto, ovvero essendo una vibrazione diciamo controllata da un motorino e non più fisico, nel caso in cui dobbiate fare un reset del telefono dovrete passare per altre procedure. Il tasto home è sicuramente innovativo perché è sensibile praticamente solo alla pelle umana, ma d'altro canto può risultare abbastanza scomodo. L'assenza del jack delle cuffie può essere considerato un problema solo se ascoltate molta musica e se avete sempre le cuffiette a portata di mano, anche se ormai si prediligono quelle Bluetooth. E comunque l'adattatore viene fornito, però capita spesso anche al sottoscritto di scordarsi sicuramente l'adattatore da qualche parte. Un vero peccato per quanto riguarda la fotocamera, non perché faccia foto brutte, anzi sono notevolmente più belle rispetto alla serie 6 e 6S, ma perché continuiamo ad avere lo stesso problema dell'iPhone 6, ovvero che essendo sporgente è la prima cosa a graffiarsi o comunque a cambiare colore, che tutte le volte che noi lo premiamo abbiamo questo pessimo giochino. È un compromesso. Un vero peccato per il design, perché è la terza serie di iPhone che mantiene il design dell'iPhone 6. Non che sia brutto, è stato migliorato, sicuramente non ci sono più le barre dell'antenna, ma comunque mi aspettavo almeno qualcosa di diverso, non solo per le dimensioni della fotocamera e anche del flash. L'unica cosa positiva è che hanno almeno messo dei colori un pochino diversi dal solito. Il problema è proprio questo, che frontalmente, se non fosse per il colore, cambia veramente veramente poco. And these nights are getting shorter, like a banner G I'll conquer.